Ehi là ragazzi, bentornati su Crash Bandicoot. E andiamo a ritentare questo bellissimo livello. Io ho paura. Madonna santa. Ok. Coco Chanel, calma, eh. Ok. Madonna santa, e che è? Subito. Allora piano, perché quando siete in questo furore. Non sapevo. Che quando cazzo vi viene da fare The Mask? È un bordello. No, io non torno indietro, scusate. Ok. Ok. Porca zoccola. Quella gran figa. Come? È scivolata! Adò, Coco, ti prego. Abbiamo 6 vite. Io non so queste 6 vite da dove sono uscite. Io so solo che ce le abbiamo. Allora, pausa. Ok. Un attimo. Ma porca. Mortacci. Allora. Sto facendo qualcosa di sbagliato con i salti e la pagherò molto cara. I mortacci. Questa è la prima volta di tante volte che ci vedremo, mio caro. Avevo 6 vite perché le avevo raccolte tantissime all'inizio, mi sa. Andiamo a vedere se le 6 vite sono ancora là. Oh. Ah, c'è acqua. Oh no, The Mask all over again. Acquaco ha dei problemi, direi. Dei seri problemi. No, che è successo? Cazzo. Madonna santa. Non si può vedere con quel ciuffo. No! Vabbè, però non c'è bisogno di morire per togliersela di mezzo. Mortacci. Fanculo. Fanculo. Questo tizio mi ammazzerà. Porca zoccola che va un pelino più veloce e non riesco a prendere il salto. No,
Paura. Checkpoint, robe, vite. Che sta succedendo? Merda, no, dai, no. Ci dovremmo accontentare. Ho paura. Sta succedendo? Addirittura due vite. Dio, c'è anche il bonus di questa merda. Io ho paura. Lì c'è un cinghia. No, checkpoint, dimmi che c'è il checkpoint. Madonna. Allora. Ok. Ma no, ma no! Ti prego, fammi arrivare. Sì! No! No! Niente più mi salverà. Allora, cerchiamo di capirci. Cioè, se io arrivo qui. Ma porca zoccola, quella! Respira. Respira, Kin, respira! Porca non essere scurrile. Come si fa a non essere scurrili mentre si gioca a questo gioco, Aku Aku, li mortacci tue? Come si fa a non essere scurrili? Scusate. Oh Madonna Santa. Cioè si può salire sulla corda solo all'inizio e alla fine. Al centro no, la corda ti rifiuta. Come non volesse più vederti, Madonna Santa. No. Pulana, quanto eri vicino. Troppo vicino per i miei gusti. Ah. Cos'è successo? Cioè, potevo morire di caduta, potevo morire mo colpita dalla tartaruga e sono stata colpita dalla tartaruga, quindi piuttosto che cadere come una pera lessa, pera cotta. Fanculo. Io mi andavo a rovinare la vita. Devo smetterla di saltare in là rispetto alle tartarughe. Madonna, è Matrix. Rin, respira in pace con te stessa. Dopo aver scoperto che il trucco della corda era totalmente inutile.
Mi ero dimenticata che quello era uno scivolo. Grazie a Kuaku. Madonna santa. Pensavo di morire almeno due volte in questo tragitto. Pace e sanità mentale, pace e sanità mentale. Perché non riesco più a prendere questo salto? No! Ho lasciato una mela indietro! Ma porca... Porca zucca! Game over. Questo è veramente l'inferno. L'incubo di questo gioco. Questo cazzo di livello. Cioè... Ditemi che è il più difficile di tutto il gioco per piacere, perché io non posso immaginare... come siano i livelli successivi se questo non è il più difficile. Allora, chiaramente ci sono dei problemi ci sono, perché cazzo mi date Aku Aku? Cioè chiaramente Aku Aku è lì per aiutarti con i porcelli, ma è anche ostacolo, perché appena si tocca uno di queste benedette tartarughe... No, ho lasciato la mela lì, ma l'ho dovuto fare, mi sono anche un po' rotta i tre quarti di fonchia. Sono io o ha appena camminato sulle tegole bucate? Cioè, va talmente veloce che cammina sulle tegole? Forse ha molte più potenzialità di quanto pensi questa maschera. No! Mente non cammina sulle tegole. Merda! Aku Aku, io ti giuro che ti sto odiando in questo particolare frangente. I mortacci tue, che devi toccare le cazzo di tartarughe, tu le tartarughe non le devi toccare. Non le devi toccare! Non ti sono manco di competenza tua, mi servono per altre cose, per piacere, non le... Cioè, una cosa sono i cinghialetti, capisci? Cioè... Madonna, come è sparito male questo. Però non queste povere disgraziate! Non l'ho premuto, li mortacci. Game over. Non passerò mai questo livello. One hour later. Ovvio, ovvio. Merda. Merda. No. Ma no, c'era arrivata. Già zero vite, cioè io non lo so. Vabbè, 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 vabbè. Dai. Vabbè, vabbè, questo try è andato proprio male.
Io non lo so. Sto iniziando a mettere in dubbio le mie decisioni di vita. Oddio, oddio. Ok, calma. Quelle non ci sono porcellini. Queste non cadono. Ok. Calma, vedo una tartaruga. Ok. Come le raggiungo questa tartaruga? Madonna. Si è beccato. Quante vite ho? Quante vite ho? Ma porca zoccola. Ok. Oddio santo, siamo arrivati al bonus. Come funziona qui? Funziona che... Ok. Devo fare tutto il sopra e poi tutto il sotto? One eternity later. Oh, ce l'abbiamo fatta a farlo sto bonus del manga. Tutte le scatole sa... No, scusami. Oddio. Dai, abbiamo quasi finito il livello? Grazie a Dio queste tartarughe...
Sanno volteggiare. Cioè, io non avrei mai pensato di riuscire a finire questo diamine di livello e di prendere anche tutte le casse! Sì! Sì! Basta! Ce l'ho fatta! Non ci credo! No, non ci credo! È finito! È finita! Non presentatemi più questo genere di livelli, giuro che perdo la sanità mentale! Perché slippery? No! No, vi prego, no! Perché slippery? Oddio! Dimmi che non significa che devo saltare ovunque e cadere tante volte e morire tante volte. Ah, però vedo che ci sono. Quello che deve essere tipo un livello super strano da solo. C'è il prossimo. Quello dopo. Quello nell'acqua. E poi si va su? Finalmente? Ragazzi, non ci credo che ci sono riuscita. Non ci credo. Mai più. Mio Dio. Ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio di Crash Bandicoot, sperando che non ci sia un livello come questo la prossima volta. Vi prego. A presto. Ciao.